Let's go! Bentornati, Iovetti, su Princess Peach Showtime. Mi stavo confondendo, a quanto pare. È il momento di affrontare il boss di questo piano. Stella? Forza, sfondiamo questa porta con il potere dello splendore. Puoi darmi alcune delle gemme di splendore che abbiamo raccolto? Quante? 20? Sì. Vai. Sono queste, Peach e Stella, i due topini di cui si parla tanto? Non siete altro che due comparse insignificanti nell'eccelsa produzione della somma uva spina. Siete in miau potere! Non penserete di poter sconfiggere miau? Sono il grande guardiano di questa porta oscura! Farò sparire quei sorrisi ingenui dalle vostre faccine. Lumicio. Oh, Lumicio, Lumicio. Ok, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Cominciamo. Splendore. No, non splendore. Splendore, ok. Adesso? Devo colpirlo con le bombe? Sì, devo colpirlo con le bombe e devo evitare le artigliate, ok. Aspettiamo giusto un attimo. Vediamo che fa. Ok. Ok, ok, funziona. Ah! E poi la bomba deve colpirlo in faccia. Ok, quindi la bomba deve restare al centro. Aspetta un attimo. Topino, dammi 2 secondi di tempo, per favore. Ok, un attimo solo che aspetto l'artigliata, che così non mi trolla. Di più. Ok, ora dovrebbe andare bene. Forse stando anche al lato. Mi salvo. Ok, perfetto. Splendore. Cuore, grazie. E comincia la fase 2. Come ogni singolo boss avrà 3 fasi. Focus, aspetta, prima di tutto Topino. Oh, che cos'è? Che cos'era? Che cos'era? Era la... Ah, è la coda! Ok, perfetto. Va bene, ora rimettiamo questo al centro e aspettiamo gli attacchi. Andiamo un po'. Doppio attacco. Ok, no. Artiglio. No! No! Ok, rimettiamola al centro. In fretta, in fretta, in fretta. Aia! Dai! Oh! Ho stunnato la zampa. Ok, no. Perfetto, quindi è possibile stunnare la zampa. Vediamo un po'. Vieni qua, zampa. Oh, mi schiaccia. Stun! Funziona? Sembra funzionare. Vai, attaccami. Un po' più qua, tanto per essere più al sicuro. Vai. Smettila di colpirti da solo, Lumicio. Splendore! E comincia la fase 3. Lo vedete quel... quello schermo laggiù? Mi ricorda davvero molto Luigi's Mansion 2. Aspetta, 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 attaccami. Ti colpisco. Ok, perfetto. Quindi solamente quando la parte viola è visibile. Dai. Oh, no, 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 no. Ok. No. Non ti azzardare. Ok. Vai al centro. La coda spinge la bomba, suppongo. Oh, no, aspetta. No. Oh, ho rischiato un po'. Puoi per favore attaccarmi? Forse non è che si fa male se colpisce la bomba. Ora vediamo un po'. No! Smettila di darmi fastidio. Ok. Coda. Ripeto, devo ancora controllare se la...
Ok, la coda mi spinge, ma non mi fa danno, ed è una cosa un po' strana. Vai, vai, al centro. Ok, è il momento della verità. Lumicio, non raggiungerei mai la magnificenza di Nicola! Fine! Quel nemico era davvero un osso duro, ma finalmente anche questo piano è tornato alla normalità. Hai partecipato a tanti spettacoli, sono certa che ormai sei pronta ad affrontare qualsiasi cosa. Quello è l'ascensore del teatro. Probabilmente finora era bloccato da un filo di quella porta oscura. Forse ha ripreso a funzionare perché abbiamo indebolito il potere di Uva Spina, riportando alla normalità i piani inferiori. Ora potremo raggiungere in un batter d'occhio il sotterraneo e gli altri piani. Proviamo subito? No, dammi il tempo. Prima abbiamo altre cose da fare. Tu! Aspetta. Ah, è vero, perché abbiamo salvato la Splendid Cowgirl. Quindi appaiono durante... cioè, nei piani. Va bene. Prova. Di cosa? Qui si tengono le prove dello spettacolo della Cowgirl. Ci scusiamo per l'attesa. Salva più teatri che puoi. Se una bomba esplode, le prove termineranno. In base ai tuoi risultati, puoi ricevere dei premi bellissimi. Facci vedere di cosa sei capace. Devo salvare 45 teatri... per prendere il fiocco, quindi allo scenario. Cowgirl, prove. Forse dopo andremo anche nei sotterranei, però prima... focus, preso. E... liberati! Ok, che cosa intende per bombe? Ah, ok, perfetto. Capito cosa intende per bombe. Quindi devo solamente evitare con tutto me stesso le bombe e colpire solamente i teatri. Sembra non essere particolarmente... Stai zitto, Anton. Stai zitto, per favore. Non rischiarla. Per favore. Ok. Concentrazione. Ok. Oh! Perfetto. Altro. No. Ok, lo posso comunque sciogliere, il teatri che è in piedi. Mi servirebbero altri teatri. Liberati. Ne vedo uno sullo sfondo. Aspetta. Posso fare così? Sì, perfetto. Siamo a 26... 30 secondi, ti vedo. Sto concentrando non sapete quanto. Alla fine se stati al centro, sembra che al centro non spawni niente. Ed è in realtà una cosa eccessivamente positiva, perché vuol dire che stiamo a posto così. Vai, 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 vai. L'ultima è una bomba, vero? L'ultimo di questi è una bomba, sicuro al 100%. Oppure no, vai. Prendi, lancia, prendi, lancia. E siamo a 45, ho già finito. Bene, 5, 4, forse riesco a fare 50. 51 ho fatto. Fine! Mi sa che non ne ho mancato nessuno? No, non voglio riprovare. Questa sembra essere la prova più semplice del gioco. ...51? 60 monete più vestito geometrico. Voglio tornare un attimo dal negozio? Sì, torniamo al negozio per comprare il vestito del boss. L'ascensore funziona di nuovo, grazie al cielo. Andiamo al pian terreno, c'è lo shop. Grazie. Potevano certo mettere il negozio in più punti del teatro. Sarebbe stata molto più comoda come cosa al posto di tornare sempre al pian terreno. Però che ci possiamo fare? Allora, voglio controllare il vestito e poi andremo al... prossimo piano, credo. E poi vedremo se ci avanza un po' di tempo. Andremo appunto nel sotterraneo. Voglio fare almeno un livello del prossimo piano. Intendevo dire quello bello. Vestito Lumicio, lo prendo subito. Perché così almeno possiamo fare finta di essere Daisy. Quando è vero che Daisy non c'è qui. Tu Stella resta con questo fiocco splendore. Non ho bisogno di altro per il momento. Si va al prossimo piano. Ci posso andare con l'ascensore?
Spero e suppongo di sì, perché non avrebbe senso sbloccare l'ascensore senza farci andare lì. E là sopra, qui in alto a sinistra, c'è, come si chiama? La Splendì Spadaccina. Quindi sì, vedremo tutte quante le Splendì mentre andremo avanti con il gioco. Eccoci qui, teatro splendente terzo piano. Abbiamo Ninja, abbiamo Ladra Misteriosa, abbiamo finalmente Peach Kung Fu e il secondo livello della Detective. Per seguire l'ordine ci tocca la Ninja. Sì, sono la famosa principessa Peach. Diventiamo Ninja. Tecnica Ninjutsu, Fiamme Roventi. Amaterasu. Qualcuno mi dia l'occhio del mio fratello, così il mio Mangekyou Sharingan diventerà eterno. Sei qui per aiutarci? Ovviamente sono qui. Da questa parte. Hanno conquistato il nostro castello. Un momento. Guardate. Sarà difficile superare le sentinelle. No, per niente. Sono occhiali da sole quelli? E hanno attaccato uno strano meccanismo al nostro castello. Dobbiamo distruggerlo al più presto. Non lascerò passare nemmeno un topo. Oh, ed è un punto per fare posa. Un attimo, un attimo. Posa! Suppongo monete? Sì. Quando non si alza il terreno sono sempre monete, ok? Da qui non si passa. E gli altri ingressi? Che ne so, dammi 2 secondi di tempo. Dammi 2 secondi di tempo. Tecnica segreta del green screen. E adesso del cespuglio. Oh! Da qui vedo tutto, ma non me. Taglio! E c'è un altro punto per mettersi in posa. E stavolta posso entrarci. Ninja! Spero seriamente che mi avanzi un bel po' di tempo per fare anche un piano nel... Un piano? Un livello nel sotterraneo, perché così almeno posso andare abbastanza avanti. Ovviamente potrei anche scegliere di fare i video un po' più lunghi del solito al posto di... Beh, non farli. Ma pazienza. Taglio! E taglio. Il ninja della leggenda arriverà presto. Non posso mettermi in posa. Ma davvero? Un'altra! Siamo a 3 posi a inizio livello. E qua non posso più andare. A meno che... No, qua non posso più andare, ok. Bisognava controllare, gente. Bisogna sempre stare allerta in questi livelli. Soprattutto quelli ninja. Perché ci saranno sicuramente cose nascoste. Se non qui nel terzo livello. Entra qui! Hanno un ottimo dito. Approfittane! Oh. In punta di... Oh! Ok, in punta di piedi. Ah, perché poi attaccano. Quindi devo scendere e fare... E così! Un altro! Ce n'è un altro! Quanti punti di posa abbiamo in questi livelli? Mi va bene... Oh, stella, ok. Mi va bene... ho detto che mi va bene. Ah, perché... devo fare il contrario. Ok, ok, ok. Non avevo capito, scusate. Sono poco intelligente. Ed era la prima gemma. Ce ne sono 7, come classico, perché sono... secondi livelli questi. C'è qualcosa qui? No. Un altro punto per mettersi in po'. Ma ci posso tornare? No, ok. Quindi una volta esplorati i punti di posa se ne andranno via. Insomma. Mi hanno catturato. Dammi 2 secondi. Suono. Anche qui. Ok. Scendo e taglio. E taglio. Nessuno sa questo riferimento. In non mi ricordo quale episodio di Mega Man Battle Network c'era Scissor Man. E se tagliava la sveglia a LAN. Era divertente quando ero piccolo, ok? Aspetta, potrei aver mancato qualcosa? Ho preso una gemma? Oppure me la sono sognata? No, l'ho presa! Ok, perfetto. Più avanti ci sono delle pareti rotanti. Cioè? Intanto posso stare qua, no? Posso stare qua, no? No? Come faccio a non poter stare... Vabbè, senti. Taglio, ok? Pareti rotanti! Ah, che bello. Adoro questi giochi di luce. C'è un... Non mi ricordo quale gioco... che ha un gioco di luce fatto benissimo così. Mi sa Yoshi. Sì, credo che sia Yoshi's Woolly World. Non Woolly World, Crafted World. Aspetta, ti posso mandare nello sfondo? Ok, è divertente. È molto divertente. Qua c'è qualcosa? Qua c'è assolutamente qualcosa. Gemma. Gemma di splendore. E si va avanti. Da notare che il la guardia resta stunnata là dietro. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Cambio. Non mi stava per beccare. Dammi la gemma. Idealmente vorrei non essere mai beccato. Sarebbe la cosa perfetta. Non posso andare da qua. Ok, quindi aspetta. Oh, no, no.
Senti, dammi 2 secondi per vivere. Allora, se cambio qui, ho messo questo qua sopra. Se cambio... Intanto ti taglio. Se cambio questo, posso andare avanti per di qua. Ok, tu! I want money. Aspetta. Ora! No, dai, come ho fatto a mancarlo? Va bene, però vorrei tanti soldini perché mi sa che più tardi tornerò nel negozio. Se ci avanza un po' di tempo. O forse no, ma pazienza. Abbiamo un bel po' di dinara, ovviamente, adesso. Anche se abbiamo speso un po' di soldi per comprare il costume del gatto. Cos'è stato? Aspetta, posso scendere? Sì, ok. Attenzione. Ok, attenzione. Potere supremo del ninja maestro. Oh, maestra. È Peach, mi raccomando. Prima di andare avanti abbiamo un cuore qui. Si cambia. Ok, focus. C'è un passaggio qua a sinistra? Mi sa di sì, aspetta, vediamo. Sì, c'è assolutamente un passaggio. Ed è il passaggio per il fiocco, quindi grazie. Quella luce mi ha accecato, balliamo. Non balliamo se siamo col costume. Oh, che cosa brutta. Volevo tanto vedere Akali, volevo dire Princess Peach ballare in questo modo. Non c'è niente là sopra. Cambio. Ah, ok, ha senso, no? Cioè, sotto cambiamo tutto, ma sopra cambiamo solo la parte sopra. Ci può stare, aspetta. Ok, no, ci può stare. Let's go. Ci siamo quasi. Cosa? Oh no, ci hanno scoperto. Non sono abbastanza veloce. Solo tu puoi fermarli. Oh, è in corsa. Bene. Concentrazione. Salto. Sfondo. Non sfondo. Salto. Gemma, l'ultimo secondo. Salto. Salto. Taglio. Giù, perché soldi. Salto. Salto. Ancora. Attenzione, voglio cercare di stare il più attento possibile. Vai. Soldi. Ok. Gemme. Frammenti di gemma, che è peggio in effetti. Oh mamma mia. Ok, li ho presi. Li ho presi, ok. Rimanere in silenzio è essenziale per questi livelli. Abbiamo già fatto? Di qua. Il meccanismo è quassù. Ma ascoltami, ti affido questo rotolo mistico. Usa il rotolo mistico per sconfiggerli. Arte del fuoco. Lo è almeno? Sì che lo è. Ora dipende tutto. Ma è letteralmente un drago, ok. Si va. Si distrugge tutto. Posso fare qualcosa? Con A si girano gli ingranaggi più in fretta. Ok, quindi con B c'è qualcosa? No, stessa cosa. Taglia. Ok. Bisogna spammare A e B. Bisogna spammare A e B. Che se mettono come terza tecnica ninjutsu una cosa mistica generica e poi fanno un Rasengan, esplodo, ok? Esplodo. Probabilmente però abbiamo acqua, fuoco, suppongo, o aria o terra, sono gli elementi base, quindi... E abbiamo sbloccato la splendina e il sotterraneo. Tuttavia, dovrebbe essere ovvio. È vero che andiamo adesso nel sotterraneo, ma dobbiamo prima liberare la splendì pasticcera. Perché? Ok, un secondo solo. Perché l'abbiamo sbloccata per prima. Qua ci sarà qualcosa? Perché è vuoto. Oh, vuoi vedere che là c'è il rematch ai boss? Perché sono abbastanza sicuro che in un gioco di Mario, se non rimettono un rematch ai boss, la cosa potrebbe essere un po' strana. Dove si trova il coso della pasticcera? Questo è ninja? No, voglio farla in ordine. Ecco qua! I dolcetti del pasticcere oscuro.
Let's bake. Anche qui l'atmosfera è molto strana. Cerchiamo la Splendid? Posso già mettermi in posa? Non ci vengono bene. Voglio i biscotti più buoni del mondo. Sì, se li fate esplodere, certamente non vengono bene. Ma vi posso dare una mano io se si ricrea la ciotola. Cucina! Ah, faccio da solo? Ok. Biscotti creati. Biscotti supremi. Mangiate. Mangiate. Gemma. Andiamo avanti. No, no, Peach. Andiamo avanti. Oh, neanche l'ho vista. Ah, eccoti qua, Splendid pasticcera. Salve. Benvenuti nella cucina della somma uva spina. La somma uva spina? Ma che stai dicendo? Cucinate insieme a me. Grazie mille, Olimar. Si comporta in modo strano. Seguiamola. Perché c'è una ciotola là? Vediamo allora. Oh, che fame. Beh, adesso sappiamo a che serve, quindi Peach, un po' di farina, delle uova, zucchero e 4 biscotti. Ho sbagliato qualcosa? Spero che bastino, perché altrimenti... Ok, bastavano. Fiocco ottenuto. Andiamo dalla Splendid. Ti stavo aspettando. È ora di mettere le mani in pasta. Devi preparare una torta a 3 piani. Vince che finisce prima. Pronti? Via! È il momento di decorare. No, non è per niente finita, dammi il tempo, ok. Ah, e là c'è il... Come si chiama? Il... Ma come ho fatto a sbagliarla quella? Vabbè. Oh, no, 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 no. Non la finirai prima. Fatto. Fine. Pelo pelo, mi sa, La sfidante è molto veloce, ma la Splendid non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale. Ancora. Oh, mamma mia. Com'è? Così? Ok. Quindi è fatta così. Ancora un po', mia cara principessa pasticcera Peach. Ultimo strato. Fine! La sfidante ha completato il secondo piano? Splendid, devi essere più veloce. Forse ho sbagliato a dare questa voce al commentatore. È una testa. Occhio per occhio. Testa. Testa. Fine! La sfidante ha completato la torta. La sfida è vinta da... Buon appetito! Non può essere. Non ci credo. Ha un bell'aspetto, ma sarà anche buona? Deliziosa! Non riesco a credere alle mie papille. Sei una pasticcera provetta. Mi sento di nuovo tutta dolce dal naso ai piedi. Ah, la Splendid è tornata in sé. Andiamocene da qui al più presto. Stella, ci mancano un po' di gemme prima di uscire. Dove credete di andare? Oh, mamma mia. Venite a cucinare con me. Forse possiamo scappare da lì. Oh no, la nostra uscita. Vedrete la mia potenza astronomica. Anzi, gastronomica.
Non vi lascerò andare via tanto facilmente. Adesso vi sfiderò io. Vi lascerò andare se mi battete, promesso. Non abbiamo scelta. Ma non ho dubbi, insieme ce la faremo. Prepareremo più biscotti che possiamo. E vincerà chi riempie prima i suoi piatti. E ora? Comincia la sfida! È il momento di cucinare! No, aspetta, aspetta un secondo! Non avevo calcolato che potrebbe chiedergli insieme la tizia. Un attimo, devo metterli qua? Sì, ok. Ah, li cucina anche lei! Ok, guardate! Li cucina anche lei da sola! È una cosa eccessivamente buona, però... mi sa che tocca a noi fare tutto quanto. Quindi, vieni qui. Cuciniamo insieme. Oh, mamma mia! Molto... no! Molto più facile, disse Tonks. Levati, 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 levati. Fammi cucinare un po'. Devo riempire i miei piatti. Ok. Dammi un secondo, mia cara Splendì. Non cucinare da sola. No, dannazione, ok. Non importa, non importa. Se, anche se cucina da sola, se ci aiuta a creare tanti bei biscotti, è meglio per noi. Quindi vai qui. Adesso però aspettiamola, perché sono abbastanza sicuro che convenga aspettarla. Aspettarla? vieni qua. Dai, dai, sbrigati. Ok, e stavolta non sbaglierò. Perfetto. Super biscotti, alla faccia. No, 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 no. Vai qua. Ok. Pasticcera. Dai. Cuciniamo. Fine. Ok, perfetto. Quindi appena vedete l'arcobaleno basta fermarvi e avrete praticamente finito. Quindi vai qui. Splendì pasticcera. Ah, lei. Hai già riempito 3 piatti. 4 in effetti. Cuciniamo. Fine. Letteralmente, perché mi sa che abbiamo finito. Se riesco a depositarli qui a sinistra. Fine. Ce l'avevi promesso, lasciaci andare. Non importa la velocità, ma solo il sapore. Perdere contro questi biscotti insipidi. Se la metti così, allora assaggia il nostro biscotto eccezionale. I vostri biscotti non valgono niente. Miam 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 miam. Delizioso! Delicious. Delicious. Biscotti. I dolcetti. Nuovo fiocco per Stella. Sei un'ottima cuoca. Grazie. Nient'altro da aggiungere? Ho fatto una torta quando ero nel mio castello. A un idraulico. Comunque, torniamo al terzo piano. Perché nella prossima parte di Princess Peach Showtime torneremo ad essere ladre misteriose. E poi... oh sì, voglio assolutamente vedere Peach Kung Fu. See you next time, baby.